Assestamento del Consiglio. Piano ittico regionale. Contro le false cooperative. In apertura della seduta del 22 settembre, il Consiglio ha commemorato Mario Angeli, già consigliere regionale e sindaco di Novi Ligure. L'Assemblea ha poi approvato l'assestamento al bilancio 2015 del Consiglio e iniziato l'esame della delibera sul piano ittico regionale. Votate infine alcune nomine, tra cui i revisori dei conti dell'Istituto Zooprofilattico e di 4 ASL piemontesi. In copertina! L'Assemblea piemontese, il 22 settembre, ha approvato a maggioranza l'assestamento del bilancio 2015 del Consiglio. 11.229.000 euro in risparmi che nella proposta di delibera dell'Ufficio di Presidenza vengono suddivisi 4.229.000 euro al fondo di riserva e 7 milioni da restituire alla Giunta con atto di indirizzo dell'Aula sulla destinazione. Il bilancio del Consiglio si assesta in 81.471.000 euro di competenza e 90.908.000 di cassa. Un Consiglio regionale che ha risparmiato rispetto all'anno precedente sul suo bilancio 11 milioni di euro. 7 milioni di euro verranno trasferiti e la Commissione competente di bilancio deciderà come utilizzarli alla Giunta regionale. 4 milioni restano ancora sul bilancio del Consiglio per eventuali contenziosi che possiamo avere sulla riduzione che abbiamo fatto ai vitalizi dei consiglieri regionali. Un buon lavoro che ci consente di mettere a disposizione della Giunta regionale risorse fresche che siano utilizzate per i vari settori della vita della Regione. Sono risorse importanti che io auspico vengano utilizzate per la famiglia. Sappiamo tutti quali sono state le vicende di questo periodo, non da ultima il buono scuola. Rimane da valutare il ruolo del consigliere. Credo che il Consiglio regionale abbia fatto tantissimi risparmi. Penso che il prossimo futuro ci riserverà un nuovo dibattito, ma partiamo da questo risultato positivo, da questa buona pratica che il Consiglio regionale del Piemonte è riuscito a mettere in atto. Il 22 settembre è iniziato in Consiglio regionale l'esame della delibera sul nuovo piano per la fauna acquatica e l'esercizio della pesca. Obiettivi: garantire la salvaguardia degli ambienti acquatici e della fauna autoctona nel rispetto dell'equilibrio biologico e della conservazione della biodiversità. Critiche le opposizioni che hanno presentato vari emendamenti. La discussione proseguirà nella prossima seduta. Il piano ittico in discussione è un documento che, così come è stato scritto, rischia di essere dannoso, non per l'aspetto scientifico ma per l'aspetto pratico. L'aver definito, peraltro unica regione in Italia, la tarota fario come pesce alloctono impedirà di ripopolare i nostri fiumi nelle aree ad acqua salmonata in modo definitivo. Nelle aree invece, diciamo, alpine si potrà immettere ma solo in deroga, con il rischio che la legge nazionale che impedisce il ripopolamento di specie alloctone metta fine a questa possibilità di ripopolamento. Quindi noi crediamo che il piano vada cambiato, perché così com'è è un piano nocivo per la gestione della pesca nella nostra regione. Il piano ittico in discussione in Consiglio è uno strumento a lungo atteso, utile per chi si occupa di pesca tutti i giorni, che deve unire rigore scientifico alla sua attuabilità e alla sua pragmaticità. A noi sembra che il documento portato dall'assessore Ferrero vada in questa direzione, e anche le questioni aperte sulla trota, in particolar modo sulla trota fario, deve trovare sintesi in Consiglio, riuscendo anche qui a mantenere il suo rigore scientifico, ma anche a mantenere e a valorizzare l'esperienza degli incubatoi di valle. Il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus ha ricevuto una delegazione di Alleanza delle cooperative Piemonte, che ha presentato a Palazzo Lascaris il progetto di legge di iniziativa popolare contro le false cooperative, su cui è stata avviata una raccolta di firme. Tra i cardini della proposta, il socio al centro dell'impresa e una corretta destinazione degli utili. La raccolta firme prosegue fino al 6 novembre. È una iniziativa popolare portata avanti dalle centrali delle cooperative, finalizzate a smascherare le false cooperative, e quindi dove si annidano
annidano poi meccanismi di corruzione all'interno di questa forma giuridica della cooperazione, perché ci sono delle false cooperative, ci sono delle false società di capitali. E come Presidente del Consiglio regionale sono stato destinatario di questa raccolta firme. Loro hanno già raccolto le firme, sono arrivati oltre i 60.000 sul territorio nazionale. Questo voleva essere un momento istituzionale. Su questa iniziativa è arrivato comunque il messaggio da parte di tutte le forze politiche sul merito dell'iniziativa, cioè c'è un consenso unanime. Questa proposta è cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica sul vero ruolo della cooperazione, quindi è questa iniziativa popolare per una legge che legittimi quelle che sono la buona cooperazione, che in realtà è già un diktat della comunità europea, quindi non mette in evidenza le dimensioni come confine tra le buone e le fasi cooperative, ma il funzionamento, quindi la gestione democratica dell'assemblea, la destinazione degli utili, il socio che sia al centro dell'impresa. Questo noi vogliamo ribadirlo anche per non subire, oltre a una cattiva immagine, una concorrenza sleale da parte di chi usa la cooperazione per fare malaffare.